Qui dentro. Ah, oh. Scusa, scusami tanto. Aiutami a rimettere a posto. Su, Fela, dobbiamo lavorare qui. Ehi, non penserai mica che ti pago per guardare la corsa. Avanti, ritorna al lavoro. Expect to do the time, get caught with the drugs and then expect to do the time. Rich or poor, expect to do the time. You know the score, expect to do the time. Institutionalized, prefer to be inside. A word to the wise, expect to do the time. Vuoi fare la gara con me? Va bene, forza. Da McLinch a Coppice. 150 all'ora adesso. Corser sta tallonando Edwards. Mancano solo due giri alla fine. Per Corser potrebbe essere l'ultima occasione. Cerca di superarlo. La ruota posteriore di Edwards slitta. Corser è passato. Broom! Corser sta per riprendere Keighley. C'è meno di mezzo secondo tra i due. Si avvicinano alla curva Melbourne. Eccoli. 240, 250, 260 km l'ora e cambia marcia!
Adesso sono testa a testa, tutto gas. Toccano i 320, 330, ma... Ah, è caduto! Chi gli è caduto? Corsera in testa! E sì, vince sì. Di nuovo a Donington! Mi hai fatto cadere dalla moto! È una sedia! È una 750. No, ti sbagli, è una Ducati. Aprilia. RSV 1000. Fammi vedere. Bravo! Dai, 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 dai! Ce la fa! Senti, quando ti do il segnale metti moto e vattene, capito? Che? Niente no, domande. No, 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 non lo faccio basta. Senza sapere. Fallo! Ma quale segnale? Bravo. Li ho beccati, sono qui dentro. Mi lascia qui con la moto rubata. Southcourt! Qua! Ha preso la mia moto!
Vai forte, ti faccio la multa, eh? Charlie Uniform November Tango, la tua moto è davanti all'Apollo Club. È un club privé, divertitevi! Dai, Rube. Tu sei matto, Ra. Tu hai il cervello malato, te lo dico io. Ale! Ehi! Bella la chicane, vero? Che? Ah, i semafori. Sì, sì, andavo bene, no? Andavi bene? Andavo bene? Sì. Piuttosto forte. Come no? Avevi paura. Hai chiuso gli occhi, eh? Io non ho chiuso gli occhi. Hai fatto? Non li ho chiusi. Sì, sì. E tu che ne sai che stavi dietro di me? Lo so e basta, come sapevo che ti avrei ripreso. Ah, davvero? Dove cavolo sei stato? In giro. Vieni qua. Papà, sono stanco, me ne voglio andare a dormire. Se solo tu avessi un lavoro, un vero lavoro, non avresti il tempo di cazzeggiare. Ce l'ho un lavoro. Tu cazzeggi con quel delinquente di Ralph Soal tutta la giornata. Ralph non è un delinquente. Sì, è un gentleman. Ma guardati, eh. Ma vattene via, oh. Tutto questo rumore. Ma che diavolo? Ma che vuoi, mandare a fuoco la casa? Non sarebbe una gran perdita, no? Soldi e tempo sprecati per questo pezzo di ferro. Beh, almeno io non li butto via i soldi. Idiota. Almeno io faccio qualcosa per me stesso. Idiota. È proibito dalla legge. Sono stato educato male. Come ti senti oggi? Mi sento bene. I feel good. Papà, non strafare. Buona giornata. Anche a te. Allora magari ci sentiamo verso le 5. Va bene, ciao. Ciao. Salve, signor Johnson. Non mi dica che la macchina non parte. Zitto, Sorvino. Basta avere un po' di pazienza. Su, mi faccia dare un'occhiata. Per favore. Provi.
adesso vorresti dirmi che non posso guidare questo? Senti, Sorvino, ultimamente ti riprendi a malapena dalla sbronza. Non posso mica farti ammazzare, no? Per favore, smettila di lamentarti. Dai, su. Con questa fai di sicuro meno danni. Ciao. Era ora. Dunque, il lavoro. Allora, la signora come si chiama, no? La cosa grossa è crepata e lei non vuole pagarne una nuova, quindi bisogna aggiustare quella. Va bene. Tirchiona. E la cosa è perde. Pss. Il radiatore? Sì, sì, sì. Oh! Questo... Il hai presente? Che cosa? Quella cosa, dai! Che diavolo è? La cinghia! Quella doveva essere pronta ieri, capito? Ehi, finalmente sei arrivato, bel motociclista! Sei pronta? Mamma, io vado! Bacio! Eh? Che è successo? Ci siamo solo divertiti un po'. Non direi, Ruben, era tutto strano. Abbiamo preso in prestito una moto e ci siamo fatti un giro. Preso in prestito una moto? Sì, e l'abbiamo restituita. Bello il tuo vestito. Grazie. Era un Aprilia RSV. E la polizia? Ruben te l'ha detto, eh? No, ma ho sentito che lo raccontava Ferg. Ehi, è fighissimo. Sì, c'era un po' di polizia. Raf, devi stare attento. Lo sai che non hai più 15 anni. Se ti beccano adesso, vai in galera. Mamma e papà mi portavano sempre qui. Correvamo tutto il giorno. Te lo ricordi? Sì. Ho dato il mio primo bacio qui, ricordi? Dai! Allora... Tu e Ruben? Io e Ruben cosa? Hai capito? No, Raf. Non ho capito. Ciao, bella. Allora? Perché mi volevi parlare? Si può sapere che fai? Di tutto. Dammi quella palla, dalla a me. Quando avevo la tua età, avevo già un'impresa mia, mio padre e io. Oh, scusami tanto, ti faccio sbadigliare. Ho lavorato tanto perché mio figlio vada a spasso e mi mandi in rovina. Ti ho trovato un lavoro. Cosa? Nella City, operatore di borsa. Cominci da zero e dritto fino in cima. Una bella giacca rossa e vendi il cacao alle persone. No, no, non va bene. E che vuoi fare? La stessa fine di quei perditempo? Non offendere, sono miei amici. Vuoi dire Raf? È un bravo ragazzo, ma guardalo. Dammi quella lente, dammela qui, dammela. È amico mio. Tra poco sarà il tuo compleanno, 21 anni. È ora di salutarli gli amici, ti faremo una bella festa, eh? Oddio, no, un'altra. No, questa sarà una cosa bella, una cosa speciale. Stai bene? Grazie. Anch'io ero carina alla tua età. Bene, questo mi dà un esempio da seguire. Ruben mi piace, potrebbe prendersi cura di te. Vuoi dire che è ricco? Suo padre è ricco. Il guaio è che è tirato come la pelle di un tamburo. Preparati a una lunga attesa. Per questo me lo scopo, mamma. Per avere i suoi soldi. Scusa se ho parlato. Nel mondo di media shopping, il mondo dei prodotti targato Mediaset.
Oggi voglio presentarvi un prodotto di grandissimo successo per tutti quelli che, come me, non hanno molto tempo per svolgere attività fisica oppure hanno un'attività frenetica e vogliono rimanere in forma con soli 10 minuti al giorno. Super Max Turbo, la fascia snellente per trattare ogni parte del corpo, dall'area addominale alle spalle, cosce, fianchi, schiena e polpacci. Super Max Turbo aiuta a snellire e migliorare la propria forma, accompagnata sempre ad una dieta ipocalorica ed una adeguata attività fisica. Rimodellate la vostra silhouette e attraverso il massaggio vibrante stimolate la circolazione sanguigna in modo semplice e veloce. Fatevi conquistare da Super Max Turbo. L'accessorio perfetto per l'odierno e frenetico stile di vita? Super Max Turbo, usata 10 minuti al giorno, aiuta a snellire e migliorare la propria forma fisica. Super Max Turbo è una potente cintura che, grazie ad un esclusivo movimento oscillante, simula il tradizionale massaggio per dare un effettivo trattamento tonificante integrato. Efficace per snellire ogni differente parte del corpo, dall'area addominale alle spalle, cosce, fianchi, schiena e polpacci. È dotata anche di una funzione calore che migliora ulteriormente le sue performance. Super Max Turbo ha due modalità d'uso con 5 livelli ciascuna. Modalità automatica con funzionamento ciclico dal livello di vibrazione da 1 a 5. Modalità manuale con livelli di vibrazione da 1 a 5 selezionabili. Con il ciclo di vibrazioni in modalità manuale potrete efficacemente intervenire sulla zona del corpo da trattare, scegliendo il livello di stimolazione e l'intensità di calore più adeguata alla vostra esigenza. Con il ciclo di vibrazioni in modalità automatica dovrete solo scegliere la zona da trattare e Super Max Turbo farà il resto nel modo più efficace e veloce. Tutte le funzioni di Super Max Turbo saranno gestite comodamente con il telecomando incluso nella fascia snellette. Super Max Turbo, questa potente fascia con questo effetto vibrante che migliora la nostra silhouette. Inoltre, questo movimento trasversale che noi sentiamo grazie alla fascia di Super Max Turbo aiuta anche nel momento della digestione e quindi ad assorbire meglio i nutrienti. Che cosa vuol dire? Che migliorerà la compattezza della nostra pelle e anche la nostra carnagione. Super Max Turbo aiuta a snellire e migliorare la propria forma, accompagnata sempre ad una dieta ipocalorica ed una adeguata attività fisica. Rimodellate la vostra silhouette e attraverso il massaggio vibrante stimolate la circolazione sanguigna. Fatevi conquistare da Super Max Turbo. Se volete saperne di più, chiamate per informazioni Media Shopping all'840 50 40 11 oppure visitate il nostro sito internet www.mediashopping.it, dove troverete altri prodotti di benessere e bellezza. Arrivederci al prossimo appuntamento con il mondo di Media Shopping. Ma cos'è questo posto? La terra di mezzo? Ma no, è sua madre. Sua madre? Avrei giurato che fosse un gnomo. Buonasera, signora Thomas. Merda. Questo casco qui, come quello che porta Joey Dunlop. Siete arrivati, eh? Ti diventa vecchi. Un po', entrate e sbronzatevi. Oh, grazie. Dov'è Raff? Ha detto che sarebbe venuto. Buon compleanno! Cos'è l'anello di fidanzamento? Neanche per sogno. 240 sterline, giusto? L'ho trovato sul vialetto, te lo puoi mettere in camera. Ma dai. Buon compleanno, tesoro. Grazie. Lo prendo. Ma che cosa sono? Tartine. No, quei ragazzi. Oh, motociclisti. Pensavo che avesse finalmente smesso con... Quello non è uno gnomo. Quel tempista ha preso uno dei miei gnomi. Scusatemi. Scusatemi. Chiedo un attimo di attenzione, ragazzi e ragazze, da questa parte. Oh, vedo che siete ancora sobri, eh? Beh, se ci riuscite, rimanete sobri ancora per un momento, signore e signori e motociclisti. È il momento che stavamo aspettando, alcuni di noi da 21 anni. Il momento in cui il giovane Ruben se ne andrà da solo verso il tramonto. Scusa, cara. Oh. Che ve ne pare, eh? Bellissimo. Guarda che piccioncini. Buon compleanno, figlio mio. Cerca di non distruggerla subito. Non la devi distruggere proprio. Se sapessi adesso la situazione. Adesso silenzio, quanto... zitta. Lui è un guerriero. Raff, pensavo che mi dessi buca. No, volevo prendere una cosa per te. Cosa? Chiudi gli occhi. No, chiudi gli occhi.
È bellissimo. Sì, dai, provatelo. Che c'è? No, niente, niente, solo che mi hanno comprato una macchina. Una macchina a quattro ruote? Sì, quel tipo di macchina lì. Carina. Ruben! Ruben! Signor Thomas? Mi fa piacere vederti, vieni a bere. Signora Thomas, elegante come sempre. Andiamo. Bella festa. Sì. Oddio. Senti il lato oscuro della forza. Della forza. Che tigre. Ho un'idea, Ruben. Lo proviamo questo casco? Andiamo a fare un giro. No. Non posso. Ma io ti sfido. Raf, sta zitto. Ruben, non sei obbligato a farlo. Sì, sì, meglio di no. Che cosa? Meglio limitarci alle quattro ruote. Raf! Oh, oh, oh. Hai finito di correre. Forza, alzati. Avanti, avanti. Dai, tienilo fermo. Sì. Avanti, sali. Forza, dentro. È in galera. Che cosa? Non è niente, tanto non è niente. Non è vero che non è niente. Non lasciarlo nei guai, non può permetterselo. Lo so, questo lo so. Adesso che facciamo? Dobbiamo aiutarlo. E come? Come? Vuoi che vada lì dentro a salvarlo? Eh? Vuoi che organizzi un'evasione? Fammi il favore. Servizio in camera? Buongiorno, Spike. Che succede? Finalmente oggi, amico mio, tu sei un uomo libero. O per meglio dire, un libero immigrato italiano di terza generazione di dubbia intelligenza. E con un piccolissimo... Zitto! Chi ha pagato la cauzione? Non lo so. Chi ha pagato la cauzione? Io non lo so. Non lo sa. L'hai fregato alla madre di Ruben. Oh.
No, non sono come te, non sono un criminale, vero? No. No. Sicuri? No. Non avrete... L'avete fatto. Vieni qui. Grazie. 2000, eh? Dai, dimmi, come ci sei riuscito? Vieni, andiamo a ubriacarci. Oh! Tesoro! Alla fuga dalla prigione. Sì, alla fuga, sì, fuga. Sì. Alla fuga! E a Ruben che l'ha resa possibile. Sì, eh? Dai! Dove hai preso i soldi? Ha venduto la macchina, non lo sai? Che cosa? Tuo padre ti ammazza. Se lo vieni a sapere, ma non accadrà. Accadrà, perché la macchina non c'è. Vedi, l'ho data indietro per una dello stesso modello, con 35.000 miglia in più. E mi hanno pagato cash. E sei grande. Senti, te li restituirò. Ma no. Ho un lavoro, consegno giornali, posso restituirteli. Te lo prometto, lo voglio fare. Papà. Vieni con me. Signor Servino. Ah. La devi piantare di perdere tempo con loro. Vai a scuola. Stai lontano dalle motociclette. No, non voglio. Sono miei amici. E non voglio stare lontano dalle mosse. Io voglio correre e voglio vincere. Tu? Tu? Guardate il campione, eh? Vuoi diventare un campione, ma non lo sarai mai. Ho promesso a tua madre che ti avrei impedito di rovinarti la vita. Allora hai fatto uno sbaglio. Tu finirai in galera. Tu finirai in galera. I tuoi amici non saranno sempre lì a pagarti la cauzione. Che cosa vuoi fare della tua vita? Ce la farò a farmi strada. Non sono come te. Mamma muore e tu sparisci dentro una bottiglia. Io non voglio fare questa fine di merda. Chiaro. E alla fine, forse un giorno, sarò campione del mondo. Che direbbe tua madre? Mi direbbe non fare la fine di tuo padre. Che sei venuto a fare qui? I soldi li hai portati? Veramente, signor Silverstone, volevo fare una scommessa per la gara di Superbike a Donington questo weekend. C'è un ragazzo, l'ho visto correre, è uno che vince, ne sono sicuro. Va via di qui. Te l'ho detto, non farti più vedere finché non mi avrai ripagato al 100%. Senta, signor Silverstone, io sono un uomo d'affari, io pago i miei debiti. Mi lasci solo fare questa scommessa e la ripagherò fino in fondo. Sì, certo, pago i miei debiti. Ti sei messo in testa di farmi perdere la pazienza oggi. La prego, mi lasci fare la scommessa, eh? Niente scommesse. Hai solo ridotto il tuo debito di 50 sterline. E ora fuori di qui. Ma... Ma che vuoi? E così non ti piaceva rossa? Eh? La macchina, non ti piaceva il colore, per questo l'hai fatta riverniciare. Sì. Hai fatto un sacco di strada, però. Sì, va che è una bomba. Non me lo dire, 35.000 miglia in 3 giorni, è veramente una bomba. Dovevi andare da un altro invece che da quello che l'ha venduta a me.
Senti... Lo so perché l'hai fatto. Per aiutare un amico. Senti, papà... So anche questo, Ruben. Due cretini facevano le corse con la polizia. Un cretino cade per poter far scappare l'altro. Lui ti ha fatto un favore e tu gliel'hai rifatto. E ormai siete pari. Ma adesso dico basta! Senti, figliolo... Tu puoi avere un futuro migliore. Ti ho ripreso la macchina in garage. Non ti preoccupare per i soldi. È il prezzo dell'esperienza. Oh. Auguri per il colloquio. Ciao. Da dove salti fuori? Mi ha fatto entrare tuo padre. Certo, ce la faceva ancora a stare in piedi? Non essere così severo con lui. È depresso. Sì, ma ci sono altri modi per affrontare la depressione, no? Io che dovrei dire? Ah, mi chiedevo che fine avesse fatto. Adesso lo sai. Si è rotta. Come? Ha importanza? È una parte di te. Era di mia madre. Sì, lo so. Mi ricordo. Scusa. Accidenti. Fichissima. È una 250. Ma che cos'è? Ducati. Honda. Aprilia. Oilis, Suzuki. Hai fatto tutto da solo? E che ci vuoi fare? Voglio farla correre. Non è vero? Sì, voglio correre. Sì, sì. Oh, sì che è vero. No. Sì, smettila. Voglio farla correre e voglio vincere. Cos'è oggi? Giorno di visite? Sì. Vuoi diventare campione del mondo? Lo sai, hai speranza di riuscirci? Quanta ne hai di ridarmi i soldi? Dai, siamo realisti. Te li ridò i soldi? Sì, certo. Andiamo. Ciao. Ehi, che c'è? Chi è quello coi capelli bianchi? Chi? Ah, quello è Luca Stillman. Correva per la Ducati negli anni 80. Bel pilota, mai stato campione del mondo. Beh, non lo so che fa per l'Aprilia, però. Forse il talent scout. Talent scout? Già. Di che? Di piloti, scemo, ma che pensi? Che escono tutti da una catena di montaggio già fatti? Edwards, Biaggi, Corser, Bailey, Schilly. Hanno cominciato da qualche parte. Foggy faceva motocross come te. Sì. Il padre di Foggy aveva i soldi. Sì. Era imbottito. Ah. Idiota. Wow. Hai fatto quel colloquio alla City? Sì, una passeggiata, tutto fatto. Devono essere proprio disperati. Quando cominci? Fra due settimane. Allora è finita. Te ne andrai in giro in macchina, in giacca e cravatta. Niente più moto. A meno che non diventi uno di quei ricchi yuppie motociclisti della domenica. Se mi metto la giacca non vuol dire che non posso andare in moto, no? È più facile per un cammello passare per la cruna di un ago che per un motociclista portare giacca e cravatta. Purtroppo non ho avuto scelta, ho un debito. Mio padre ha saputo della macchina, si è incazzato. Ha detto che era ora di crescere. Sapete che vi dico? A questo punto me ne vado. Ciao. 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 Ci vediamo. Grazie per la birra. Sì, certo, figurati, Raff. Ma perché fai così? Come? Volevo solo prenderlo in giro. E poi non deve ridarmeli. Papà ha sganciato i 2000. Ma sei appena detto... Te l'ho detto che lo stavo prendendo in giro.
Peccato di sangue la scarpa. Ti porto all'ospedale. No, no, niente ospedale. Tieni. Devi resistere. Ti farà un po' male, papà. Tutto ok? Perché? Devo dei soldi a uno. Tutto qua. E ti hanno fatto questo? 5.000 sterline. Dai, su, vai. Vai a letto, non ti preoccupare. Sicuro? Sì, sto bene, vai. Buonanotte. Ciao. Ho bisogno di più soldi. Sì, anch'io. E ho bisogno di cambiare casa e di cambiare moglie. No, sul serio. Mi puoi prestare 5.000? Sì, certo. Vuoi contanti o assegno? Guarda che parlo sul serio. Se non trovo quei soldi, succederà qualcosa di brutto. Che c'è? Per caso sei diventato matto? Che cosa deve succedere? Che importanza ha? E va bene. Se non trovo 5.000 sterline, qualcuno si farà veramente male, è chiaro adesso? Ho capito. Sei proprio nei guai, allora. Già. Ma che ne pensi di correre? Sì, come no? No, no, non le corse... corse... Le corse, corse. Eh? Sei molto chiaro. No, come i combattimenti dei cani, solo che non ci sono cani. E se tu riesci a conoscere la gente giusta, che in effetti sarebbe la gente sbagliata, ma per te è la gente giusta al posto giusto. Sì. Sembra che lei sappia correre, signor Sorvino. Sì, è così. Volevo chiederle se vuole partecipare alla mia gara. Quanto mi paga? Quanto pago? Se arriva primo, avrà soltanto guai. Se arriva secondo, invece, avrà 2.000 sterline. E se arriva terzo, avrà moltissimi guai. Siamo sicuri? Allora che vuole fare? Sì, di meglio non trova. Secondo. Un ragazzo sveglio. D'accordo. Al gasometro di Beckwith alle 4.30 di lunedì pomeriggio, mi raccomando. Signor Silverstone, non ho la moto, me l'ha requisita la polizia. Sono dei veri ladroni. Secondo, capito? Né primo né terzo, secondo. Sì, ma mi serve la moto. Sì, ti serve. Sì, ha trovato la moto. Eccellente. La pista è un circuito di 1,5 miglio, 4 giri, partenza, arrivo, 10 corridori, niente regole. Lei come arriverà? Secondo. Ottimo. Dov'è la mia moto? Che? Oh, che figlio di... Thank you.
Sì, quel piccolo bastardo. Quanti giri mancano? Due. Ultimo giro, terzo. L'avevo detto che il piccolo bastardo sapeva correre. Silverstone ti vuole vedere, vieni. Tu che ci fai qui? Ti porto dal signor Silverstone. Non è grande. Sì. Non è un campione, non è la crema della crema, è la ciliegina sulla torta. Vieni, lanciati sopra. Eravamo d'accordo, no? Adesso mi ascolti. Non ho potuto fare niente. Non rispondere. Lo sai quanto mi sei costato? Senta, per favore, le prometto che le restituirò tutti i suoi soldi. Ecco, è come suo padre, eh? Prometto che glieli restituirò. Morris, mio padre le deve dei soldi. E lei lo fa pestare. Gli serviva una lezione. Gli serviva una lezione? A te serve una lezione, stronzo! Stai lontano da lui, capito? Lo lascerò in pace perché tu ti accollerai il suo debito. Mi rifarò vivo. Raffaele, su, entra. Cristo, ma che ti è successo? Dai, siediti. Con chi hai fatto a botte? Silverstone. So tutto. Stai lontano da lui. Tu devi stare lontano da lui. Non posso farlo. Ormai ci sono già dentro.
Tillman. Che brutta giacca. Scusate se disturbo. Sto cercando una persona, un'onda rossa e un casco nero a strisce bianche. Perché? Lo conoscete? Perché? Faccio il talent scout per l'Aprilia. Lo sapevo. Che avevo detto? L'avevi detto. Che avevo detto? Hai detto che lui è Lucas Tillman. L'avevo detto. Mi faccia capire, lei sta cercando uno che corre con un'onda rossa e ha un casco nero a strisce bianche. Appunto. Buonasera, Tommy Thomas. Lucas Tillman. Si sieda. Grazie. Un dolcetto? No, grazie. Tu sei Ruben? Sì, lui è Ruben. Ah, scusi, non si fuma. Ok. La tengo spinta. Signor Thomas, voglio soltanto sapere se suo figlio ha un'onda rossa. Ruben, che cosa hai combinato? Non ho fatto niente. Non dirmi bugie, per favore. Non le dico. Tommy! Ruben, è un'onda rossa? Sì. È un casco nero a strisce bianche? Sì. Hai corso 2 giorni fa a Beckwith? Che piccolo bastardo! Tommy! Suo figlio non è nei guai, al contrario. Allora, hai corso tu? Perché? Perché ho visto un ottimo corridore e noi cerchiamo dei nuovi talenti. Un attimo solo. Voi esattamente chi sareste? Mi scusi, io lavoro per l'Aprilia. Aprilia è uno dei team di punta della Superbike e noi... Conosco benissimo la Superbike. Che diavolo hai combinato? Hai corso tu quel giorno? E se fosse? Vorrei facessi un giro di prova con una delle nostre moto. Sei sicuro di aver corso tu? Sì. Perché hai rubato la moto di Ruben? L'ho presa in prestito. Ma se non hai neanche avuto il coraggio di chiedergliela. Che ti è successo, Raf? Sono caduto dalle scale. Sì, certo. Già. Ti ho cercato a scuola, dicono che non ci vai più. Perché? Stavo perdendo tempo. Queste sono balle. Ti avrebbe dato qualcosa, avresti avuto più possibilità. Un meccanico con un diploma. Allora hai deciso. Lavori da Ralph. Sì. È così. Perché è questa la mia vita. Ti stai arrendendo. Non devi fare così. Certo. Magari potrei trovare qualcuno ricco da sposare. Metti una firma qui. È quella lì. Che c'è? La devo fregare? No, la devi lavare, brutto idiota. Non è un furto. Devi dei soldi al signor Silverstone. Ehi. Oh.
una cosa fantastica, una cosa fantastica. Ma che fa? Alto, ma non troppo alto. Che significa? Controllo la reazione alla moto e alla velocità. Ah. Sei andato bene. Potevo andare più forte. Bene. Allora è fatta. Eh? È finita. Che intendi con finita? Voglio sapere se sono ancora in debito. Oh, sì, questo è solo il primo versamento. Signor Silverstone, così non è giusto. Signor Silverstone, così non è giusto. La tua famiglia mi deve 25.000 sterline. Lavorerai finché non saranno pagate. Se sapessi pestare la gente, saldiresti più in fretta. Ma non è da te, vero? Morris, vogliamo dare un passaggio al nostro collega? Non ci penso neanche. Va bene. Spiacente. Trovare Ruben. L'ho visto correre. Nel motocross? Non era una vera corsa. Ma quanti anni fa l'ha visto? Veramente è stato 2 giorni fa. Vorrei che corresse allo stesso modo, senza paura. Ah, come adoro la pioggia. Ciao, bello. Ciao. È un po' che non ti vedo. Sì, ho avuto da fare. Eh no, devi trovare un po' di tempo per annusare l'odore dell'olio. A proposito, da un'occhiata qua. Già, quello stronzo ha appena firmato per una prova con il team, come si chiama? Aprilia. Come? Aprilia. Proprio quello. Buon per lui. Fortunato, eh? Guarda che sa correre. Ha vinto molto. Sì, dopo che tu hai lasciato. Vorrei tanto sapere come ci è riuscito. Non lo so. Tramite suo padre. Può essere. Lo sai che lo fanno correre a Brands Hatch? Come ospite. Lì va bene, Ruben. Tutte curve a destra. Vuoi startene lì a fare lo stoico fottuto oppure hai intenzione di mostrare un po' di indignazione, eh? Dovresti esserci tu su quella pista. Ma non ci sono. Dovresti, bello. Ma non ci sono. Dovresti, bello. E invece vieni no. A prendertela con me. Quando ti sei fatta l'ultima doccia? Ma vuoi farmi una doccia? Quando te la sei fatta? Sì, e con una bella bagnata, una pioggia di birra. Ciao. Savannah. Allora, che fine hai fatto? Ho avuto da fare, Ruben. Ho lavorato molto. Ha finito? Posso? Sì, certo. Grazie. Perché cerchi di evitarmi? Anche tu hai avuto da fare, mi sembra. Anche Savannah, questo, per favore. C'è qualcosa che non va, una cosa no, che non vuoi dire. Va tutto bene, Ruben. Se ho avuto un colpo di fortuna, non puoi trattarmi come altri un lebbroso. Altri due caffè, Nick. Questo non è un buon momento, ok? Passerò a trovarti. Ah, sì? 2 in più. Beh, non credere che stia ad aspettare te. Vuole che vinca la settimana prossima. Perché tu no? Sì, ma... voglio dire, lei se lo aspetta da me. Io ti do la moto. Tu devi metterci il resto. Che cosa vuoi? Raf! Raf! Quella sera che hai preso la moto e il casco di Ruben, dove sei stato? A correre. Dove? Che ti frega? Raf, per favore, dimmi dove. Sono stato a una corsa. Che tipo di corsa? Era una corsa per soldi. Sei un idiota. Grazie. Non volevo offenderti, non volevo, scusami. Senti, qualcuno ha visto la tua corsa, ok? Ha visto la moto, ha visto il casco ed è andato a cercare il proprietario.
Ruben ti ha rubato la tua corsa. Papà. Papà. Che c'è? Voglio correre a Brands Hatch. Certo. E io voglio fare il primo ministro. Devi aiutarmi. Aiutarti a fare cosa? A finire la moto. Manca una settimana alla corsa, non ce la faccio se non mi aiuti. Io non ti posso aiutare. Eri troppo buono per sfondare quando costruivi moto da corsa. La gente ti prendeva in giro, non ti pagava. Ti rubava il lavoro, ma non significa che non fossi bravo, perché lo eri. Facevi quello che ti piaceva e guarda che fai adesso, ti stai ammazzando. Io rivoglio soltanto mio padre. Ne ho bisogno. Allora? Secondo te funzionerà? C'è un solo modo per saperlo. Provo? Sì. Merda. Andiamo bene. Magari con i fili collegati, eh? Dai, riprova. Bene. Adesso vediamo se si muove. Ci restano 4 giorni. Mi prendi in giro, non ce la faremo mai. Senti qua che superuomo, eh? E il signor niente vi può fermare. Levati. Levati. Quella. Questa è la mia moto. Ci voglio correre per le qualificazioni a Brands Hatch fra una settimana. Ferg, vieni a vedere. Ma che cavolo è questa? L'ho già detto, è la mia moto. Che genere di moto? Tanti generi. Questo lo vedo. E in che classe la iscrivi a Brands Hatch? 250. Come Ruben. Così mi piaci, bravo. Ecco. Signor Sorvino, è un grande piacere vederla in pista. E vai, si torna a correre. Allora, il motore è un Aprilia, 2 tempi. Ma è montato su un telaio Honda. Accensione? Di una Ducati. Magneti Marelli ECV. Che potenza? Dovrebbe essere 150 cavalli, 12.000 giri al minuto, sono le specifiche del motore, ma non ho ancora controllato. Ma non è un po'... stretta? No! Il nostro unico problema ora è convincere i giudici che sia effettivamente una moto. Ci iscriviamo come privati. Ci ammettono se stiamo nei tempi di qualificazione. Ah, sì, i tempi di qualificazione. I tempi di qualificazione. Questo è un altro piccolo problema.
cos'è una riunione? Non vorrete mica... Sì, noi vogliamo. Siete matti? Ah, sì, brava, congratulazioni, hai vinto una pattumiera. Allora, ci dai una mano? Una mano per cosa? Per far correre questa. Correre dove, Raff? Vuole correre a Bransach. Non hai nessuna possibilità. Siete matti, tutti quanti. Completamente matti. Io me ne vado. Savanna, ascolta. Va al diavolo. Si può sapere che hai? Ah. Senti. Lasciami in pace, Raff. Dai, stammi a sentire. Accidenti. Savanna! Che c'è? Fermati. Ma che ti aspettavi? Voglio dire, me l'hai detto tu di Ruben. Lo so, ma io non... Non voglio che vai ad ammazzarti, Raff. Non mi ammazzerò, lo batterò e basta. Non hai nessuna speranza, è una moto che hai costruito in camera da letto. Io lo batto con qualunque moto. Ti importa solo di questo? Le moto, battere Ruben, è tutto qua il tuo mondo. Voglio sapere se è così, Raff, dimmelo. Correrò lo stesso. Credi che l'abbia fatto per questo? Perché se no? Perché l'hai fatto? Sei un bastardo! Nissan 2x328. Pistoncini calibrati, non so cosa sono. Sono ricambi per freni. E tutto per farti... Correre. Sì. A Bransach. Bransach? Ti metti a correre con i big adesso, eh? Ok, dammi 36 ore. E Raff? Vai! Ti adoro. Ehi, l'uomo del pesce è venuto qui a cercarti due volte oggi. È meglio che cominci a correre forte. Ciao, credevo mi avessi mollato. Che c'è, non mi hai mollato? Beh, come ti senti? Nervoso. Per quale motivo? Per quale motivo? Nessuno, a parte il fatto che c'è la corsa più importante della mia vita fra meno di due giorni. Almeno hai la tua corsa. Che cosa vuoi dire? È quello che sognavate da quando siete nati, no? Tu e Raff. È bello sognare, ma andare lì e farlo sul serio è tutta un'altra cosa. E se faccio un casino alla partenza? Se sbaglio davanti a migliaia di persone? Allora non correre. Cosa? A me sembra facile, Ruben, non devi farlo. Non essere stupida. Io dico che dovresti ritirarti. Io dico che sei pazza. Secondo te meriti di correre? E come? Senti, Ruben, non è troppo tardi. Vada Luca, stilli che è stato uno sbaglio, lui ti capirà. Questo non mi aiuta, Savanna, non mi aiuta! Se devi fare la scema, va all'inferno! Vattene! Ho detto a Raff come l'Aprilia ti ha scelto per la corsa. Gli hai detto come mi hanno trovato? Io voglio che ti ritiri. Anche lui si iscriverà a una
una schifosa moto fatta in casa e correrà nella 2.50 a Brands Hatch. Ti prego, Rupert, tu lo sai che si ammazzerà. Io voglio... devi ritirarti, è l'unico modo per fermarlo. E perché dovrei fermarlo? Se crede di poter correre con me, si accomodi. Ascoltami. Non è un gioco, è una corsa vera a 300 all'ora. Potete morire, Ruben, lo sai che... Raff è matto, non gli importa niente. Beh, allora è un problema suo. È tuo amico. Mi ha rubato la moto. Tu gli hai rubato la corsa. Fammi questo favore. Ti prego. Ti prego, Ruben. Ti supplico. Io... Se pensa di potermi battere, venga pure. Non lo dire a Tillman. Va al diavolo. Andate al diavolo tutti e due. A correre a passo di lumaca. Qualcuno ci vorrà punire. Tua madre teneva la mano fissa sul clacson, così. Andiamo, andiamo, muoviti, muoviti. Ah, dimenticavo. E dai, dai, per favore, muovetevi. Hai la lista delle cose che dobbiamo fregare? Sì. Ricordati, se ti chiedono qualcosa in cambio è per una giusta causa. Ti dico una cosa, se oltre a lei avessimo anche Savannah a lavorare qui, saremmo come la Aprilia. Già. Dai, sgancia. Quanto manca ancora? Aspettiamo che i pezzi grossi finiscano. Non ci sarà più luce. Eh? Non ci sarà più luce. Ma no, andremo benone. Numero 35 in fondo alla pista. Siamo noi, siamo noi. Ok, senti. Prenditi tutto il tempo che vuoi, capito? Per prima cosa devi provare un po' la pista. Datti solo un paio di lunghezze e andrai benissimo, ok? Forza, forza, vai, vai, Raff, forza! È andata. Che è successo? Numero 35, prepararti sulla strada. Riaccendiamola. Muoviti, prendi il radiatore. Ma che moto? Dai, dai! L'hai stretto? Sì, l'ho stretto di mezzo giro. Mi raccomando, facci vergognare un'altra volta. In fondo abbiamo tutti una brutta reputazione da mantenere. Pronto? Vai! Vai! Ah, è fuori di 5 secondi. 5 secondi? Allora. 5 secondi. Sta rientrando, sta rientrando. Come? Sta rientrando. Ma che fa? Non siamo nemmeno a metà.
Che c'è? Perdo quando curvo a sinistra. Ammorbidisci la forcella. No, induriscila. Eh? Cosa? Sì. Induriscila. Fidati. Piccolo italiano, sei tutto matto. Di due scatti. Ok. Ehi, avete finito? No. Allora non c'è più tempo. Oh, tre tentativi per la qualificazione. Noi solo uno. Mi dispiace, ma non c'è più tempo. Ma come sarebbe a dire? Ma... Ehi. Lascialo provare. Mi dispiace, signor Tillman. Abbiamo superato i tempi. Ma che... Lascialo provare. Un giro, va bene? Che? Un giro soltanto. Vuoi scherzare? No. Va bene. Va bene. Grazie, grazie, come signore. Come facciamo con un giro solo? Ce la faremo lo stesso. Coraggio. Forza! Vai, vai. Ti amo, voglio avere un figlio da te, sei il mio uomo. Dove andavi così di corsa? È l'ora del tè con i pasticcini? Aspetta. Dov'è mio padre? Ehi! Bravo, bravo. Tu sei Ralph Sorvino? Sono io. Ciao, mi chiamo Luca Stillman. Sì, lo so chi è lei. Io sono il padre, Mario. Piacere di conoscerla. Posso dare un'occhiata alla moto? Chi l'ha costruita? L'ho fatta io. E credi che reggerà? Beh, bisognerà vedere, no? Lascia perdere le corse. Vuoi un posto come meccanico? No, mi piace correre. In bocca al lupo. In bocca al lupo? Crepi il lupo. Dai, andiamo. Gli sono piaciuto? Ciao, Sorvino. Che è venuto a fare qua? Hai speso tutti i tuoi soldi per questa moto? Ho detto che pagherò i miei debiti. No, sono contento per te. Padre e figlio che gareggiano insieme. Penso che tuo figlio abbia talento. Mio figlio vincerà. Non ne dubito. Scommetta su di lui. Questa sì che è un'idea. Mi commuove il fatto che pensi a me. Io pagherò i miei debiti. Sì, lo so, Sorvino. In fondo, tu sei un uomo onesto. Che è successo? Quel ragazzo che si è costruito la moto. Sì. È fuori. La moto è stata fracassata stanotte. Qualcuno l'ha fatta a pezzo. Hanno quasi ucciso anche il padre. Perché? Non lo so. Vai! Piano! Piano!
Ciao. Ha una moto di riserva? Ce l'ho. Bene, mi faccia correre. Raf, lascia stare. Non è possibile. È possibile se lui dice che è possibile. Ci faccia correre. Lui e io. Ok. Prepara tutto, Sandy. Eccolo là. E Raff è laggiù da qualche parte. Quella non è la sua moto. No, no, è una Aprilia. Cosa? Non chiederlo a me. Nessuno mi dice mai niente. E poi tu chi sei? Ma che è caduto? Sta zitta!
Bye.